sono dispiaciuto, però passa tutto. La, qual è la cosa che più ti ha amareggiato di questa condanna? È quella di che la gente può pensare di me, avere il minimo dubbio su tutto quello che ho fatto, e in questo modo come se viene macchiato di qualche cosa, che questo mi fa enormemente fastidio, perché è come se praticamente tutta la mia vita è stato un fallimento. Invece non credo che è così, perché lì c'è stata una realtà che ha dato speranza alle persone che sono arrivate, e le persone che sono arrivate hanno dato speranza a noi. E io ho avuto sempre la sensazione di essere utile come sindaco, di non fare passare il tempo solo per le cose ordinarie. Come è stata un'occasione straordinaria di interessarmi dei problemi delle persone che sono arrivate, del mondo, di tutte le sue ingiustizie, e questo mi ha dato grandi motivazioni. E in questo modo ho anche pensato che trasmettevo un messaggio importante della mia terra nel mondo, che la riscattava dai soliti luoghi comuni, dalle oppressioni che comunque viviamo, per la presenza delle mafie, che spesso non ci permettono di poter immaginare un futuro nella nostra terra. Ecco, il mio impegno l'ho speso così, trascurando affetti familiari, trascurando sempre in prima linea, negli sbarchi. Non c'è stato un attimo di... È come se io ho fatto una folle corsa, senza mai voltarmi indietro. E non immaginavo questa conclusione. E al di là della conclusione, il riscatto è arrivato comunque, al di là di questa sentenza. Qua dobbiamo dire le cose come stanno. Il mondo ha raccontato di Riace come un caso unico. Un luogo di emigrazione diventa un luogo di immigrazione. Noi, dico noi come amministrazione comunale, quando ero sindaco, come comunità, abbiamo dimostrato che rispetto a quello che è considerato uno dei principali problemi globali, la convivenza, la multiculturalità, in condizioni limite, un territorio che non abbiamo per noi, però abbiamo dimostrato che semplicemente con quella che è anche la dimensione culturale più autentica della nostra terra, che è l'umanità, la generosità, non avere pregiudizi, abbiamo dimostrato che quella è l'unica soluzione percorribile, quella dell'umanità, non della disumanità, non della discriminazione, non dell'odio, non sequestrare gli esseri umani, tenerli sotto sequestro. Qual è lo sguardo verso il futuro? Qual è l'eredità che trasmettiamo alle future generazioni? Una società della chiusura, una società della disumanità. Qual è la scelta? Vi invito a voi a decidere. In Italia c'è una criminalizzazione della solidarietà, dalle ONG che lavorano in mare a Linea d'Ombra a Trieste. C'è stata, al suo caso. Non posso disconoscere che è così, perché ovviamente essendo noi impegnati in prima linea, avevamo percepito proprio in un certo periodo che c'era anche questo. C'è stata la criminalizzazione della... È come se aiutare le persone diventava un reato. I salvataggi in mare è l'esempio più eclatante.